Amici sportivi di Videonola, lo spettacolo del trofeo Jack dal centro sportivo Maracanà, lo spettacolo delle fasi finali, prima semifinale di Europa League che vedrà contrapposte Porto e Inter, l'Inter di Capitan Marco Adinolfi, e c'è anche una dedica per Matteo Adinolfi, presidente nonché capitano del Valencia. Uno striscione al lato del campo recita: sapete dove sono finiti i campioni d'Europa? Li volevamo salutare, c'è solo un capitano e non è Matteo. Con voi Gian Domenico Piccole a farmi compagnia, a farci compagnia, Giorgio Lisio. Buonasera, buonasera, ben ritrovati a tutti gli amici del Maracanà e del Trofeo Jack. Cosa ne pensi di questo striscione, di questa frecciatina piazzata lì dai nerazzurri? È una frecciatina che ci può stare, l'Inter ha dominato il suo girone, si è qualificata come prima, mentre il Valencia di Matteo Adinolfi è rimasto indietro, non si è qualificato alle fasi finali, quel posto se l'è guadagnato il Porto come secondo e il, ricordiamo, il Fenerbahce come primo nel girone del Valencia. E la Roma è terminata al quarto posto, 5 punti guadagnati, una vittoria coraggiosa, una vittoria fatta tutto cuore contro il Porto all'ultima giornata, tuttavia non è servita, non è bastata. Ultimo posto per la Roma di Patron Cassese, che abbandona così il Jack in una stagione abbastanza complicata, qualche soddisfazione ma molte delusioni, in attesa del calcio inizio che dovrebbe essere fischiato ad attimi dal signor Tufano. Andiamo a denucleare le due formazioni con il Porto che schiera fra i pali il solito Salvatore D'Elia, numero 0 per Giuseppe Petillo, dovrebbe essere secondo portiere nonché giocatore di movimento, supponiamo. Andrea Nocerino con il numero 7, capitano Vincenzo Nappi numero 4, Francesco Silvestri numero 3, Enrico Ruggiero 8, Antonio Alfieri 10 in panchina, in veste di allenatore Alessio Alfieri, il dirigente accompagnatore Ciccio Russo. Tanto si parte con i contenuti agonistici mentre andiamo ad osservare la formazione dell'Inter che schiera fra i pali Ivan Milo, Lombardi con il 5, Carmine Caccavale 11, Sepe il 10, Lazzaro De Sena con il numero 7, capitano Marco Adinolfi con il suo solito numero 9, Francesco Lombardi con il 6, Vincenzo Conippo con l'8, accompagna la squadra Giovanni Alfieri e Domenico Scafuro detto Bruco. Cosa ne pensi, Giorgio, di questa gara che ha appena iniziato, i primi calci, il primo calcio di questo match, di questa prima semifinale? Sono due squadre ben attrezzate in tutti i sensi, il Porto presenta la caratteristica principale che ricordiamo, la coesione di squadra, l'aggressività, mentre l'Inter, trascinato da Marco Adinolfi, ha sicuramente un andare pimpante, un giocare a pallone sicuramente bello da guardare. Andiamo ad osservare, commentiamo in presa diretta questo tiro di Lombardi che termina ampiamente a lato, nessuna difficoltà per D'Elia. Nappi fa sportellate, serve per il giro e ripulisce la sfera, suggerimento per Alfieri, centrale per Nappi che resta a terra, non riesce a concludere a porta. Hanno orchestrato molto bene in questo caso il giro e Alfieri, non ha concluso degnamente Nappi. Porto dai fortissimi contenuti agonistici come abbiamo osservato in passato durante la stagione, Inter che dovrebbe giocare un calcetto, un futsal più tecnico, ma nulla è detto. In ogni caso l'Europa League è una competizione terribilmente dura. Torna a manovrare l'Inter con Lombardi, tiro rimpallato di Lombardi, termina a terra Caccavale, il tiro di Lombardi ancora stenta a decollare questa partita, due squadre devono ancora prendere confidenza, ricordiamo sfida diretta in caso di parità supplementari. Quindi non c'è un secondo appello, solo promossi e bocciati, dritti in finale. Intanto qui il suggerimento di Lombardi per De Sena non si concretizza. Rimessa laterale per il Porto che riparte dai piedi di Enrico Ruggiero, il numero 8 che illumina il gioco dei portoghesi. Ancora Ruggiero scambia con Alfieri, lascia sul posto un paio di avversari, si invola sulla fascia, copre bene lo specchio Milo, tuttavia la palla resta in campo. Caccavale, serve per De Sena, suggerimento per il
Numero 6, Lombardi, sugli scudi d'Elia, para di piede, disinnesca il pericolo. Capitano Cerino intanto suggerisce per Nappi, Alfieri, il tiro, guadagna il massimo possibile, ossia una rimessa da calcio d'angolo. Alfieri su questa palla, suggerimento per Nocerino, termina fra i piedi di Ruggero, un controllo svirgolato in questo caso, un po' di superficialità magari da parte di Enrico Ruggero che aveva già mentalizzato il proseguo dell'azione. Eh beh sì, glielo si rileggeva in volto, era già un pensiero avanti, però questa disattenzione l'ha tradito. Nocerino alimenta per Alfieri, il tiro di prima intenzione non trova lo specchio della porta, gonfia la rete ma dal lato sbagliato, termina in fallo di fondo la sfera, si ripartirà da una rimessa dal fondo, Milo per De Sena, per Caccavale, non si intendono il numero 7 e il numero 11 della compagine nerazzurra, mentre ancora fermo ai box capitana Di Nolfi, pensieroso, qui rimessa ancora per il Porto. In maglia bianco-verde, un'inedita combinazione per i lusitani, mentre i calciatori interisti, arriva qui la buona conclusione di Alfieri, questo è il suo gioco, spalla alla porta, stavolta non ha centrato lo specchio. Sì, Antonio Alfieri lo conosciamo bene, può giocare sia da pivot che da centrale difensivo, quando si trova in attacco può cercare la conclusione, può trovare il coniglio dal cilindro in qualsiasi momento. Tanto Nocerino proprio per Alfieri, solito gioco, spalla alla porta, ancora Alfieri si stacca, cerca una linea di passaggio pulita, trova in Nocerino la triangolazione, tuttavia non si perfeziona efficacemente, hanno mandato fuori giri i diretti marcatori, i calciatori portoghesi, in questa occasione è mancata la precisione tecnica di questo passaggio. Milo qui suggerisce in modo abbastanza superficiale per Lombardi, costretto ad inseguire Ruggero, guadagna una rimessa laterale. Il numero 8 che lamenta un calcio di Lombardi, ma arriva solo la rimessa. Si invola Nappi, prova ad aggredire l'area piccola. Ruggero per Alfieri, solito gioco, ancora Ruggero, prova a suggerire per Alfieri, Caccavale, ancora Caccavale, prova ad involarsi, il tiro e il clamoroso palo in questa occasione. Ha letteralmente inchiodato il montante della porta Caccavale. Eh beh sì, un tiro un po' nato dal nulla, Caccavale in solitaria ha calciato col destro sul secondo palo, dove Salvatore D'Elia sembrava un attimino in ritardo, fortuna per lui che la conclusione si è spenta sul palo. Si riparte da una rimessa laterale di Caccavale, ancora lui per Lombardi, qui uno scontro durissimo con Alfieri, se ne produce un suggerimento per De Sena che spara alto, Ruggero per Alfieri, manca la precisione, Milo anche a sua volta, manca la precisione di Alfieri, un'azione nata dal nulla, ed arriva un calcio d'angolo tirato direttamente in porta, non va buon fine, Milo fa buona guardia, Alfieri spara addosso a Caccavale, ancora un calcio d'angolo per i portoghesi che provano a capitalizzare questa fortissima pressione offensiva. Alfieri trova Ruggero, ancora Alfieri, buon gioco fra i due, l'ottima parata dell'estremo difensore interista che in questo caso si fa valere. Assolutamente sì, l'azione del Porto sull'asse Ruggero-Alfieri è sicuramente di pregevole fattura, ma è altrettanto importante e decisiva la parata di Milo che nega la gioia della rete ad Enrico Ruggero. Tanto un calcio di punizione a favore dei portoghesi, palla che è appannaggio del destro di Alfieri. Sistema con cura, aspetta il posizionamento della barriera, due uomini in opposizione, nello specifico De Sena e Lombardi, numero 6 e numero 7 dell'Inter, pronti ad opporsi alla sfera, il tocco di Alfieri per Nocerino, che
manda fuori giri un po' tutti. Alfieri intanto continua a lottare contro Lombardi, cerca un'elena di passaggio, pensa al tiro, mancavano i giusti movimenti da parte dei compagni di squadra. Caccavale, ancora Lombardi, pensa al tiro, in questo caso un po' insicuro Delia, schiaffeggia il pallone e lo manda in calcio d'angolo. Sì, in qualche modo qui Delia ha evitato, è ancora qui lo stesso Lombardi, l'autore della conclusione precedente, sfortunato, prima Delia con aiuto della traversa, adesso stavolta solo la traversa a negare la gioia della rete e quindi il vantaggio a Lombardi. Porto che tuttavia non riesce a ottimizzare questa fortissima pressione offensiva, le azioni più pericolose le ha fatte l'Inter che continua con Caccavale. Rimessa laterale per l'Inter, Caccavale per Lombardi, gira bene, termina alta la conclusione del numero 6 nerazzurro. Porto alimenta per Nappi, Ruggiero manda fuori giro un paio di avversari, ancora Ruggiero, il tiro di giustezza, il sinistro, ci sembra ancora un palo ed Alfieri porta in vantaggio i suoi. Porto 1 Inter 0 con gli aficionados lusitani pronti ad accendere il fumogeno, il tifo è caldissimo anche per questa semifinale di Europa League. Vantaggio in un'azione abbastanza complicata e qui avremo qualche problema di visibilità per qualche attimo, una nube verde e il tifo portoghese. Assolutamente sì Giando, bellissime scene qui al Maracanã, Centro Sportivo Maracanã, gli aficionados, i fans del Porto al vantaggio dei lusitani hanno dato inizio alla festa con questo fumogeno profumatissimo che ci allieta durante questo fantastico match. Ciò che non manca è il profumo stasera, il profumo di finale, il profumo di vittoria, il profumo di trofei. Avrà qualche problema il nostro regista Isidoro Alberto Tardivo ad inquadrare il calcio giocato, ma sembra essersi diradata la nube attorno al Centro Sportivo Maracanã. Adesso nella coltre verde c'è solo Salvatore Delia. Terminano a terra un paio di calciatori del Porto, Lombardi lotta indomito, Nocerino per il subentrato Silvestri che termina a terra, arriva il fischio arbitrale, il fallo a favore dell'Inter che riparte con De Sena contro Silvestri, uno scontro interessantissimo, interessanti contenuti agonistici qui sulla fascia più vicina alla nostra cabina di regia. Sì, Giando, Lazzaro lo conosciamo bene, giocatore dalle lunghe leve, quindi dalla velocità e dalla potenza pari a pochi, mentre da quella parte, dalla sua parte c'è Francesco Silvestri, giocatore coriaceo che non si fa scappare la mosca dal naso, sempre attento e sempre rude. Capitano Cerino per Delia, ancora Nocerino, il numero 7 per Nappi, chiama la penetrazione in profondità di Silvestri, tuttavia si sviluppa un contropiede l'Inter, Lombardi lascia sul posto diretto marcatore, il tiro e arriva il gran pareggio dell'Inter con Vincenzo Lombardi che brucia letteralmente il suo diretto marcatore, capitano Cerina, e riporta la gara in parità, Porto 1 Inter 1. Sì, Lombardi qui è stato bravissimo a superare il suo avversario, a mettere la sfera sul sinistro, sul suo piede preferito, lì ha scagliato una bomba dove Salvatore Delia poco ha potuto. Intanto sembra avere qualche problema con gli scarpini, Silvestri ha chiesto la sostituzione, ha chiesto se qualcuno avesse il numero 45, intanto qui Delia sugli scudi, una buona parata, una palla velenosa passata fra le gambe di un proprio difensore e arriva il vantaggio fortunoso dell'Inter, Inter 2, Porto 1. Ma cosa è successo, Giorgio? Qui è stato veramente fortunato Caccavale, la sua conclusione deviata
in maniera velenosa verso la porta. Salvatore Delia è stato preso in controtempo, non ha potuto nulla su questa conclusione. Vediamo adesso la risposta del Porto con Alfieri. Intanto torna in campo Ruggiero, sostituisce provvisoriamente Silvestri che sta cambiando gli scarpini. Alfieri contro De Sena, Alfieri lascia sul posto De Sena, il tiro più un cross per Nappi che non ci ha creduto in questo caso. Rimessa dal fondo per l'Inter con Milo che suggerisce per De Sena, palla in profondità per Caccavale, fa buona guardia Nappi, rimessa laterale battuta da Lombardi, De Sena, Lombardi ancora con il numero 6, Lombardi prova lo scavino, smanaccia la sfera Delia, squadre lunghe, Ruggiero prova a suggerire per Alfieri il controllo difettoso di Caccavale, Milo qui è super nel fermare il numero 10 del Porto che raccoglie la sfera, la rimessa laterale, ripulisce per Nocerino, ancora sicuro ad accogliere la sfera fra le sue braccia, Milo a cavale, passaggio pasticciato per Nappi, qui resta a terra Lombardi e c'è anche un pizzico di sfortuna, la dea del pallone dà fortuna e toglie fortuna, è passato in vantaggio fortunosamente l'Inter e adesso un rimpallo restituisce l'equilibrio a questa gara. E beh, Gianno, il calcio è strano. L'Inter è passato in vantaggio con Caccavale con questa deviazione fatale per la porta difesa da Delia, mentre in questo caso la conclusione di Nappi è andata proprio a rimpallarsi al centro dell'area, lì è stato lesto e preciso Enrico Ruggiero a riacciuffare il pareggio. Enrico Ruggiero sugli scudi, qui termina a terra uno scontro duro fra lui e Guido Sepe. Mentre anche i tifosi canini si fanno sentire, ci sembra che tifino Porto gli amici a quattro zampe. Intanto un calcio di punizione, l'arbitro fischia, bisognava aspettare il fischio arbitrale, Ruggiero ha velocizzato troppo le manovre di battuta, dicevamo calcio di punizione importante in questo caso per Enrico Ruggiero, il numero 8, il suo sinistro, rimpallato da Francesco Lombardi, mentre scalpita in panchina capitana Di Nolfi, completa il riscaldamento, forse pronto per subentrare, qui lasciato colpevolmente solo Ruggiero, prova il tiro, Milo fa buona guardia, ancora il tiro di Vincenzo Nappi, sicuramente non il più tecnico dei suoi, ma getta il cuore oltre l'ostacolo, guadagna un calcio d'angolo dal lato destro del fronte d'attacco, la palla velenosa, smanaccia Milo, ripulisce Francesco Lombardi, riparte in contropiede l'Inter, il tiro di Guido Sepe mangia un gol letteralmente già fatto, proiettato solo lui contro il portiere, la sfera termina in rimessa laterale, diciamo Guido Sepe spreconi in questa occasione. Eh beh sì, ha ricevuto un passaggio davvero illuminante, si è involato, che l'ha involato verso la porta difesa da Salvatore Delia. Fortuna sua, Guido qui è stato veramente sprecone, un'occasione, mentre arriva il vantaggio. Vantaggio del Porto che si porta, scusate il gioco di parole, sul 3-2 con Vincenzo Nappi che va a caricare i suoi tifosi. Dicevamo Porto in vantaggio, riavvolgiamo il film di questa azione. Quindi occasione sbagliata da Guido Sepe che malamente spreca un buon passaggio sulla pallone dalla squadra lusitana che arriva alla conclusione, no, arriva alla conclusione beffarda che si insacca alle spalle di un incolpevole Milo. Riparte l'Inter alla ricerca del pareggio, qui terminano un po' tutti a terra in questa partita, forti contenuti agonistici, dicevamo in precedenza in uno scontro erano terminati a terra Guido Sepe, ci sembra Enrico Ruggiero nuovamente a terra Sepe, l'arbitro non ravvisa irregolarità, palla per il Porto, qui un suggerimento sbilenco di capitano Cerino, il perno difensivo che adesso dovrà fare a sportellate con Marco Adinolfi, la prima la vince capitano Cerino, scontro d'altri tempi fra capitani, uno pivot offensivo, l'altro perno di difesa.
Sì, un bello scontro. Già andò per gli amanti del calcetto, questo è il classico scontro tra titani dove esordisce questo match capitano di Nolfi e dove Nocerino invece sta già dimostrando la sua caratura. Panchina folta per l'Inter, che può contare su Sepe, su Scafuri in veste di accompagnatori, e su De Sena, Lombardi, su Gonippo che, se non erriamo, ancora deve effettuare il suo ingresso sul terreno di gioco. Quindi diverse soluzioni. Intanto Vincenzo Nappi prova a gestire, spalla alla porta, l'ottimo tracciante per Ruggiero che ha un controllo difettoso. Sepe ha buon gioco, riparte l'Inter con Lombardi, Caccavale, taglia per Sepe che manca l'appuntamento con la sfera. Arriva il fischio arbitrale, l'arrabbiatura di Vincenzo Nappi, ma il signor Tufano ha ragione. Beh, il signor Tufano ha muso duro contro ogni tipo di protesta, ma fa bene a evidenziare la sua figura in quanto è l'arbitro a decidere qualsiasi tipo di evento particolare all'interno del rettangolo di gioco. Anche perché c'è un regolamento al trofeo Jack, noi siamo per il fair play, bisogna sempre rispettare le regole. Eh beh, assolutamente Giando. Si riparte da una rimessa dal fondo di Delia per Nocerino. Nappi per Nocerino, il sinistro da suggerire Alfieri. Si ritorna nelle parti di Nocerino, palla in profondità per Alfieri che segna una rete pregevolissima, un gol bellissimo del numero 10 del Porto per il 4-2 e la gioia a stretto contatto con i tifosi. Una gioia meritata sia per Antonio Alfieri sia per i tifosi che hanno accompagnato la squadra sino a questo punto, vedono un futuro abbastanza roseo in quanto è il Porto a gestire la partita, il Porto che sta dominando in questo match. L'Inter deve organizzarsi per bene, deve scuotere un po' i suoi capitana di Nolfi. Scontro durissimo fra Caccavale ed Alfieri e dovremmo inaugurare così la serie di tiri liberi. Signor Tufano è stato puntuale nel suo fischio, è andata oltre il bonus la compagine nerazzurra e Ruggiero potrebbe pescare dal tiro libero un giallo importante. Il sinistro di Ruggiero, Milo spiazzato nettamente ed è 5-2 per il Porto. Beh, Ruggiero mattatore questa sera, è andato in gol svariate volte, sicuramente la marcia in più per la sua squadra la sta mettendo lui in collaborazione, c'è da dire, con tutti gli effettivi in maglia bianco-verde, dove qui però commettono un fallo abbastanza ingenuo. Di esperienza però non permettono la battuta veloce a quelli dell'Inter. Vediamo adesso l'Inter cosa farà, se riuscirà a mantenere la sfida aperta. Lombardi su questo calcio piazzato, il suo sinistro, se va in rete. Porto 5 Inter 3. Accorcia le distanze l'Inter con Lombardi, un fendente chirurgico per una morte silenziosa. Eh beh, Giando, poco da dire su questa rete, è stato bravissimo Lombardi col suo sinistro ad infilare un Salvatore Delia quasi incredulo per la traiettoria chirurgica partita dal sinistro appunto del numero 5 interista. Tanto un body check tosto, tonico fra capitana di Nolfi e capitano Cerino. Vincenzo Lombardi sicuramente il migliore dei suoi in questa prima frazione. Ancora tiro libero per il Porto. Ruggiero, rincorsa lunghissima, secondo tiro dal dischetto. Ruggiero contro Milo, stessa posizione, stessa porzione di porta, stesso risultato. Allunga le distanze il Porto. Un allungamento, un divario di reti direi meritato. Giando, il Porto sta facendo la partita e l'Inter un po' che approfitta dei svarioni difensivi dei lusitani.
l'Inter ci prova, ma è il Porto che fa i gol. Intanto qui ha provato Adinolfi, fa sentire la sua voce, il suo carisma, il numero 9. Ruba la palla Caccavale. Caccavale, qui l'intervento poteva essere sanzionato in mezza scivolata. Intanto continuano a farsi sentire i tifosi del Porto. Rimessa laterale per l'Inter. Palla che termina in rimessa laterale a favore del Porto. Il tiro da lunga distanza di Nappi, la deviazione di Sepe che per poco non fa fuori il suo portiere. Tuttavia la gara resta sul punteggio precedentemente sviluppato. Lombardi prova a lasciare sul posto un paio di avversari, perde la sfera. Alfieri gioca con tranquillità la palla scodellata. Milo esce bene in presa alta. Riparte in contropiede l'Inter con Lombardi, migliore dei suoi, qui il suggerimento poco incisivo per Nappi. Ed arriva puntuale il cartellino di Nappi. Ci dovrebbe essere una rimessa laterale a favore del Porto, ma un cartellino per proteste ai danni di Nappi. Sì, qui Vincenzo Nappi non è rimasto contento dalla decisione dell'arbitro di non punire l'intervento dell'interista che ha steso il numero 4 in maglia bianco-verde. Da qui le proteste di Vincenzo Nappi e successivamente il giallo nei suoi confronti estratto da direttore di gara Tufano. Punizione per l'Inter con Sepe, Caccavale contro Alfieri. Qui sono più calci che calcio, è un altro calcio di punizione, un altro piazzato a favore dell'Inter. Attenzione qui ai giocatori del Porto che non devono cadere nel nervosismo facile. È sempre l'arbitro, ricordiamo, che prende le ultime decisioni. Bisogna rispettarlo e agire di conseguenza. Calcio piazzato per l'Inter che manda al tiro Vincenzo Lombardi, il sinistro, due uomini in opposizione in barriera, anzi il destro di Sepe, si era nascosto bene il numero 10 dell'Inter. Rimessa laterale, qui è ottimo il break di Vincenzo Nappi che si lascia ingolosire dal tiro, portiere fuori dai pali. Su questa azione, su questo possesso sprecato, titoli di coda del primo tempo. Un primo tempo scoppiettando, sicuramente tatticismi lasciati al caso, se ne dire. Anima e cuore in questa partita si è visto, il Porto è sicuramente una delle squadre migliori da questo punto di vista. Si merita questo vantaggio, un vantaggio forse che non accontenta quelli del Porto che stanno quasi accerchiando gli arbitri, forse non solo contenti delle decisioni dei direttori di gara. E infatti il Porto sta protestando, proteste vibranti col direttore di gara, una direzione che non lascia soddisfatte ambo le formazioni. In attesa della ripresa, linea alla regia. Ah, non